che presenterò al nostro ospite questa sera, che è stato un collaboramento in collaborazione con l'Ambiente Libero. Iniziamo con una prima lettura, la lettera ai familiari, scritta dalla Chiesa in aereo, il 30 aprile, il pomeriggio del 30 aprile. La mattina il giornale era a Milano, e per la notizia della morte, dell'uccisione dell'onorevole Matoro. In aereo scrisse questa lettera, non la commento, ma sentiamo lettera scritta dai familiari, ai figli, che ricorda il suo ruolo, il ruolo storico da cui ha avuto molta occasione, e l'amore della famiglia che va sempre sostenuto. La parola è a voi. Hanno condotto il governo nazionale a far sì che io uscissi dalle file attive dell'arma e dalla sua massima carica prima ancora che i tempi previsti giungessero alla loro scadenza. Se da un lato sono onorato da tanta fiducia che in qualche modo tocca anche la nostra famiglia, dall'altro avverto nel trauma spirituale del delicato momento una somma di sentimenti che nel loro intimo puntuale non fanno che riproporre il prepotente e caro l'immagine stupenda di mamma. So bene che da sempre, quanto le tempo nel succedersi delle tappe che mi hanno portato avanti in questi ultimi 40 anni, e quando soltanto al suo coraggio, alla sua nobiltà, alla sua trasparenza morale noi tutti le dobbiamo. Mi sembra ieri, quando partendo da Firenze nell'agosto 1949, quale volontario per le squadriglie contro il banditismo, allora che le tutte interpellanze erano da tutti respinte, mamma al settimo mese di Fernando, verso la stazione di Santa Maria Novella, la sua prima lacrima. Ma nulla fece perché il suo capo, di cui voleva essere orgogliosa dinanzi a chiunque, rinunziasse alla sua fede e al suo entusiasmo. Vidi Nando, che aveva ormai 9 mesi, e dopo che nel febbraio del 1950 me ne aveva mandato una fotografia. Rimonzi, ansia, tormenti, anche le soddisfazioni e le gioie, molte delle quali legate al vostro divenire, segnarono il viaggio stupendo che potrei compiere al suo pianto, davvero con una lunga crociera, quale quella che avrebbe voluto realizzare, che insieme avremmo potuto fare al termine delle nostre comuni fatiche. A questa donna superiore, questa amica indimenticata e indimenticante, questa compagna fedele, forte, coraggiosa e sempre serena, il nostro papà, via via, ha cercato di lasciare un piccolo, modesto segno, non tanto della sua gratitudine, seppure immensa, quanto della sua tenerezza e del suo amore assoluto, piccoli oggetti, di cui ella si adornava volta a volta senza esibire, ma contenta e felice di un gesto che tra tanti e tanti fiori, tra piccoli nascosti risparmi, il suo uomo poteva averle tolto. Nel momento in cui questa stupenda parentesi, nel corso del quale ho avuto l'immensa fortuna di essere da lei condotto per mano, fortuna che da tanto vado pagando un contributo altissimo, e durante la quale anche voi, ragazzi cari,
passando dalla fanciullezza, all'adolescenza, alla gioventù, avete spesso dovuto rinunciare alla spensieratezza, voluta da tanti altri coetanei. In questo momento, dicevo, trovo giusto passare a voi tutti quegli oggetti che già furono suoni. E che lei, bellissima, portava su di sé, pur modesta, con la gioia che le derivava dal sapere dei miei mezzi, dei nostri mezzi. La divisione che ne ho realizzato può darsi che non corrisponda ad un valore venale fatto di troppa esattezza e sarebbe stato contrario anche al nostro modo di vivere. Vi sono buoni e bravi, tra voi legati da un affetto che è tutto soltanto vostro. Scusate, miei cari, sono stato un po' lungo. Vi voglio bene. Tanto. E in questo momento vi chiedo di essere vicini. Così come nei mesi e negli anni che verranno. Vogliatevi soprattutto e sempre il bene di ora. Quanto vi ho scritto, ho fatto 7-8.000 metri di altezza in cielo, mentre l'aereo mi portava veloce verso Palermo. Dietro di me lasciavo voglia alla mare la giornata di Mastrengo, ma da alcune stazioni c'era un caro saluto con un braccio alzato o una lacrima che in silenzio scendeva sul volto. Certamente però ero e sono stato più vicino lassù e più che mai alla cara dolce immagine di mano. Vi abbraccio forte. Il vostro papà. Si tratta di un vero e proprio testamento spirituale. Dal balzo, mentre il giornale viaggia, il babbo riesce a prendere un incarico che sente fragile e che ancora non ha le garanzie necessarie che lui ha chiesto. Tutte quelle condizioni che lui ha chiesto perché potesse esplicare un reale ruolo nella battaglia di Mantua. E in questo momento ripercorre momenti fondamentali. Nel 49 con il romanticismo e poi l'Italia contro Prati Rosizzotto e per la morte di Prati Rosizzotto quando era e poi a Milano la lotta contro il romanticismo, le rapine e poi la lotta contro il terrorismo, le indagini, il terrorismo, la vita a cui sono stati costretti i suoi familiari, i momenti drammatici della commissione antimafia del 70, in cui cercò di rappresentare e di far visualizzare quello che era il potere mafioso in crescita, una grande lungimiranza. E tutto questo è inserito in un entra l'amore, una lettera d'amore in cui il senso del dovere, il senso delle istituzioni, senso di far fronte sempre agli impegni a cui il suo ruolo lo chiamava, si lega a un senso profondo, quanto la famiglia gli è stata vicina, quanto la moglie donna gli è stata vicina e quanto hanno dovuto anche affrontare insieme a lui in una vita di complessa, di pericoli, al servizio del paese. Si tratta di un testamento di amore, di dovere e responsabilità, che afferma sempre questo obiettivo fondamentale della vita di Natale, affermare il potere dello Stato, unico potere sovrano della società democratica e difendere la nazione che ha affrontato il potere dello Stato costituzionale. Diamo ora lettura all'intervista del generale a Clarissa Bocca, proprio nel Mantua.
Senti, sì? Ok. Sì, da quella parte lì è un po' più difficile anche oggi. Così. Tanto è la cassa per gli altri, mi metto qui che magari è così. Come combatto contro la mafia, virgolettato, di Giorgio Bocca. Palermo. La mafia non fa vacanza, macina ogni giorno i suoi delitti, ma è soprattutto il modo che ci offende, il segno che essa dà al generale Carlo Alberto dalla Chiesa e allo Stato. I killer girano su potenti motociclette, sparano nel centro degli abitanti, uccidono come gli pare, a distanza di 10 minuti da un tempo all'altro. Dalla Chiesa è nero. Da oggi la zona sarà presidiata, ma non militare. Non spero certo di catturare gli assassini al mio posto di blocco, ma la presenza dello Stato deve essere visibile. L'arroganza mafiosa deve cessare. Questo dalla Chiesa. Il doppio petto blu prefettizio vive con un certo disagio la sua trasformazione. Dai bunker catafratti di via Moscova, con Milano, guardati da carabinieri in armi, a questa villa guida. Un po' lasciata andare, un po' leziosa, fra alberi profumati, poliziotti assonnati, un vecchio segretario che arriva con le tazzine del caffè e sorride come a dire: ne ho visti io, i prefetti, che dovevano sconfiggere la mafia. Generale, lei è qui per amore o per forza? Questa quasi impossibile scommessa contro la mafia è sua o di qualcun altro che vorrebbe bruciarla? Lei cos'è veramente? Un proconsole o un prefetto dei guai? Beh, sono di certo nella storia italiana il primo generale dei carabinieri che ha detto chiaro e netto al governo: una prefettura come prefettura, anche se in prima classe, non mi interessa. Mi interessa la lotta contro la mafia. Mi possono interessare i mezzi e i poteri per vincerla nell'interesse dello Stato. Credevo che il governo si fosse impegnato e che lei dovesse coordinare sia sul piano nazionale che su quello locale la lotta alla mafia. Non mi interessa che questi impegni siano stati ancora codificati. E se non ottiene l'investitura formale, che farà? Rinuncerà alla missione? Vedremo a settembre. Sono venuto qui per dirigere la lotta alla mafia, non per discutere di competenze e di procedure. Ma non mi faccia dire più. No, parliamo. Queste faccende all'italiana vanno chiarite. Lei cosa crede? Una sorta di dittatura antimafia? I poteri speciali del prefetto Moro? Non chiedo leggi speciali. Chiedo chiarezza. Mio padre, al tempo di Mori, comandava i carabinieri di Agrigento. Mori poteva servirsi di lui ad Agrigento e di altri a Trapani, a Enna o anche a Messina, dove occorresse. Chiunque pensasse di combattere la mafia nel pascolo palermitano e non nel resto d'Italia non farebbe che perdere tempo. Generale, lei è stato qui tra il 1966 e il 1973 in funzione antimafia. Il giovane ufficiale nordista del giorno della civiltà. Che cosa ha capito allora della mafia? Che cosa capisce oggi, 1982? Allora, ho capito una cosa. Allora ho capito una cosa, soprattutto. Che l'istituto del soggiorno obbligatorio era un boomerang. Qualcosa superato dalla rivoluzione tecnologica, delle informazioni, dei trasporti. Ricordo che i miei amici corleonesi, Ligio, i Collura, i Criscione,
si sono tutti ritrovati stranamente a Venaria Reale, al porto di Torino, a brevissima distanza da Lincio, con il quale erano stati da me denunziati a Corleone per più omicidi nel 1949. Io chiedevo notizie sul loro conto e mi veniva risposto: brave persone, non disturbano, firmano regolarmente. E nessuno si era accorto che in giornata magari erano venuti qui a Palermo o che tenevano ufficio a Milano, chissà, erano stati a Londra o a Parigi. E oggi? Oggi mi colpisce il policentrismo della mafia, anche in Sicilia. E questa è davvero una svolta storica. È finita la mafia, geograficamente definita, dalla Sicilia occidentale. Oggi la mafia è forte anche a Catania. Anzi, da Catania viene la conquista di Palermo. Con il consenso della mafia palermitana, le quattro maggiori imprese edili catanesi oggi lavorano a Palermo. E lei crede che potrebbero farlo se dietro non ci fosse una nuova mappa del potere mafioso? Senta, generale, lei e io abbiamo la stessa età e abbiamo visto, sia pure da ottiche diverse, le stesse vicende italiane, alcune prevedibili, altre assolutamente no. Per esempio, che il figlio di Bernardo Mattarella venisse ucciso dalla mafia. Cosa è successo? È accaduto questo, che il figlio, certamente consapevole di qualche ombra avanzata nei confronti del padre, tutto ha fatto perché la sua attività politica e l'impegno del suo lavoro come pubblico amministratore fossero esenti da qualsiasi riserva. E quando lui ha dato chiara dimostrazione di questo suo intento, ha trovato il chiodo della mafia. Ho fatto la ricerca su questo fatto nuovo, la mafia che uccide i potenti, che alza il mirino ai signori del palazzo. Credo di aver capito la nuova regola del gioco: si uccide il potente quando avviene questa combinazione fatale. Il potente è diventato troppo pericoloso, ma si può uccidere perché è isolato. Generale, perché fu ucciso il comunista Viola Torre? Per tutta la sua vita, ma decisiva per la sua ultima proposta di legge di mettere accanto all'associazione a delinquere l'associazione mafiosa. Come si vede lei, generale della Chiesa, di fronte al padrino del giorno della civetta? Stiamo studiandoci, muovendo le prime vedute. La mafia è cauta, lenta, ti misura, ti ascolta, ti verifica alla lontana. Un altro non se ne accorgerebbe, ma io in questo modo lo conosco. Vi faccio un esempio. Certi individui, un amico con cui hai avuto un rapporto di affari, di ufficio, ti dice come per combinazione: perché non andiamo a prendere il caffè da Italia? Il nome è illustre. Se io non so che in quella casa l'eroina corre a fiumi e ci vado, serve la procuratura. Ma se io ci vado sapendo, è il segno che potrei avvallare con la sola presenza quanto accade. Che mondo complicato. Forse era meglio l'antiterrorismo. In un certo senso sì. Allora avevo dietro di me l'opinione pubblica, l'attenzione dell'Italia che conta, i gambizzati erano tanti, e quasi tutti degli ufficiali, giornalisti, magistrati, uomini politici. La mafia è diversa, salvo rare eccezioni. La mafia uccide i malavitosi. L'Italia per bene può disinteressarsi,
e sbaglia. Perché sbaglia, generale? La mafia ormai sta nelle maggiori città italiane, dove ha fatto grossi investimenti edilizi o commerciali, magari industriali, vede? A me interessa conoscere questa accumulazione primitiva del capitale mafioso, questa fase di riciclaggio del denaro sporco, queste lire rubate, storte, che architetti o grafici di chiara fama hanno trasformato in case moderne o alberghi e ristoranti alla page. Ma mi interessa ancora di più la rete mafiosa di controllo, che grazie a quelle case, a quelle imprese, a quei commerci passati magari a mani insospettabili, corrette, sta nei punti chiave, assicura rifugi, procura le vie del riciclaggio, controlla il potere. Generale della Chiesa, da dove nascono le sue grandissime ambizioni? Voglio dire, generale, questa lotta alla mafia l'hanno persa tutti, da secoli. I Borboni, come i Savoia, la dittatura fascista, come le democrazie pre- e post-fasciste, Garibaldi, Nettosino, il prefetto Mori, Benito Giuliano, l'ala socialista dell'Ebis indipendente, la sinistra sindacale di Rizzotti, dei Carnevali, la commissione parlamentare di inchiesta e Danilo Dolci. Ma lei, Carlo Alberto dalla Chiesa, si mette il doppio petto blu per l'edizio e ci vuole riprovare. Ma sì, e con un certo ottimismo, sempre che venga più presto definito il carattere della specifica investitura con la quale abbiamo fatto partire. Io vado, non dico di vincere, di debellare, ma di contenere. Mi fido della mia professionalità, sono convinto che con un arduo e paziente lavoro psicologico si può sottrarre alla mafia il suo potere. Ho capito una cosa, molto semplice, ma forse decisiva. Gran parte delle protezioni mafiose, dei privilegi mafiosi, certamente pagati dai cittadini, non sono altro che i loro elementari. Ma se vogliamo, togliamo questo potere alla mafia, facciamo dei suoi dipendenti, i nostri alleati.